Eccomi, buongiorno, so che mi aspettavate. Io sono il primo di consolazione. Quando succede qualcosa di brutto come un infortunio alla squadra, ci si consola, rinfacciandolo a Suma, appiccicandolo addosso a Suma, sfogandosi contro Suma. Eccomi, sono qui, pronto. Sono il difensore inopportuno, il colpevole di tutti gli infortuni del Milan e di tutti i mali del Milan. Perché il Milan va male, clamorosamente male, e Suma non ha il coraggio di dirlo. Eh sì, essendo l'unico aziendalista e l'unico stipendiato d'Italia ed essendo circondato da cuor di leoni che ogni giorno vomitano di tutto sul tavolo del proprio capo ufficio, del proprio direttore, del proprio amministratore delegato, del proprio proprietario, eccomi qui, io non ne sono capace e quindi sono un colpevole. Ecco, avete la possibilità di indicare al mondo il numero uno di tutti i responsabili di tutti i mali del Milan. Eccomi. Detto questo, rispondo con cortesia, perché con sobrietà ed essenzialità tutta femminile mi ha scritto ieri una follower di questo canale YouTube, Luana, credo si chiami, Luana Paolucci, che diceva: sono curiosa di vedere, voglio vedere domani, non sono curiosa, voglio vedere domani il video di Suma. Eccomi. Io sono una persona, visto che sto parlando molto di me in questo momento, così almeno concentrate tutti gli insulti e tutte le cattiverie e tutti i veleni su di me, lasciando in pace la squadra e chi lavora attorno alla squadra, perché chi lavora attorno alla squadra lavora con la squadra e per la squadra ed è a tutti gli effetti un tutt'uno con i giocatori, quindi lasciate in pace loro, prendetevela pure con me, non c'è nessunissimo problema. Voglio vedere il video di Suma e è un po', ripeto, scritto in maniera molto civile e letterale, molto, molto cortese, molto essenziale, molto sobrio, ma un po' il punto. Quindi Suma ci dirà finalmente che c'è qualche testa da tagliare? Suma ci dirà finalmente che gli infortuni sono un tema importante? Qualcuno mi ha scritto: fai finta di niente sugli infortuni. Ma se vi dico da 3 mesi che sono il nostro principale avversario? Ma dico, ma ascoltate? No. Siete capaci di sentire o no? Perché ogni tanto mi sorge il dubbio. Lasciatemi introdurre chi mi sta vicino ogni giorno, che è OneFootball. OneFootball con la sua app, i suoi contenuti, il suo sito. OneFootball ha un'app che potete scaricare gratuitamente andando sulla descrizione di questo video. OneFootball vi propone anche video highlights della Serie A italiana. OneFootball e la sua app sono assolutamente gratuiti in ogni loro contenuto e anche nella fruizione della app stessa. Allora, fatti un po' di conti personali, perché a volte il calcio è anche un po' di stomaco, anche un po' di fegato, perché uno, oltre ad avere il cuore in pena, non dormire la notte perché si è fatto male un giocatore importante, deve anche subire l'assalto dei tifosi, che almeno loro si consolano. Almeno io glielo dico a Suma che è falso. Chi pensa che io sia falso, se per piacere non segue più questo canale, ringrazia. Non è gradito. Io posso proteggere la squadra, tutelare la squadra e capire gli sforzi delle persone che lavorano, ma falso mai. Se c'è qualcuno che lo pensa, tipo Gino Messineo, chiedo scusa se ho sbagliato la pronuncia, è libero di seguire altri. Il mondo è bello perché ci sono tanti canali. Io non voglio avere nulla a che fare con chi mi dipinge come un falso. Chi vi parla, bene che lo sappiate, affida ogni giorno la sua salute nelle mani dei medici del Milan. Perché io mi fido di loro, perché ne conosco l'assiduità, la capacità di lavorare anche 24 ore al giorno, ne conosco la buona fede, ne conosco la fede rossonera e ne conosco la professionalità e l'intensità in ogni cosa che fanno. Quindi io parto da questo presupposto. Vi potrà piacere, vi potrà non piacere, ma è così. Quindi quando io parlo dei medici del Milan, dei preparatori del Milan, dei riabilitatori del Milan, dei fisioterapisti del Milan, sono le persone alle quali io personalmente mi affido tutte le volte che ne ho bisogno per la mia salute personale. Per essere chiaro, per essere trasparente, così almeno si sa, così almeno si capisce. Maignan ha subito un colpo duro nel primo tempo di Liverpool-Milan ed è stato convocato per la partita successiva con la Juventus. È stato in forse. Stefano Pioli l'aveva convocato e non aveva fatto particolari dichiarazioni in conferenza stampa perché aveva intuito che il giocatore si poteva recuperare e Maignan ha giocato contro il Venezia, contro lo Spezia,
contro l'Atletico Madrid, contro l'Atalanta. Quando è andato via da Bergamo, dallo stadio di Bergamo, per raggiungere la nazionale, in quel momento non aveva dolore. Quindi, chi mi farà la predica, mi farà le critiche, accusandomi del fatto che bisognava intervenire subito dopo Liverpool. Subito dopo Liverpool c'era un dolore che è apparso gestibile e le radiografie hanno escluso frattura. Chi dice bisognava a tutti i costi intervenire all'inizio della sosta? Io non so, adesso io sto parlando prima del comunicato ufficiale del Milan, non so quanto dovrà fermarsi Mike. Se non sarà una cosa breve, sia certo, per carità, risparmi qualche giorno, sia che ti operi all'inizio della sosta che poco dopo la metà della sosta, la sostanza non cambia. Avrebbe potuto operarsi dopo Liverpool, le radiografie e la situazione complessiva della gestibilità del polso di Maignan non andavano in quella direzione. E comunque, se fosse stato operato dopo Liverpool, aveva preso un colpo dopo un rigore parato. Non so se dare la colpa al proprietario, al presidente, all'amministratore delegato, al medico, all'allenatore, allo staff, a Suma, non so a chi dare la colpa, ma è un colpo preso in partita. Se vieni operato dopo Liverpool, salti comunque le trasferte di Torino e di Bergamo. Finalmente Suma si accorgerà che siamo sfigati. Suma combatte ogni giorno contro gli infortuni. Io ho il terrore degli infortuni. Preferisco perdere 5-0 a Bergamo per giuste ragioni di campo piuttosto che essere trafitto e colpito dall'emergenza infortuni. Lo considero il nostro principale avversario sulla strada di una stagione importante. Quindi figuratevi se non conosco e non ammetto il problema. Certo, andare a dire ai 420 siamo sfigati, poi la sfiga ce la provochiamo, ce la procuriamo. Non è vero che senza emergenza infortuni avremmo vinto lo scudetto la scorsa stagione, perché l'Inter fuori dalle coppe per tutto il 2000, per tutti i 5 mesi del 2021 sarebbe stata comunque più forte. E quindi torniamo a Maignan. Doveva essere assolutamente operato all'inizio della sosta, l'accusa. La risposta non è la difesa. Quando è andato via per la nazionale francese non aveva dolore, tant'è che ieri sera alcuni giornalisti scrivevano il dolore si è riacutizzato negli ultimi giorni. Riacutizzato significa che è andato via ed è tornato. Perché in attesa del comunicato ufficiale dell'esito dell'operazione è particolare la cosa che è capitata a Mike. Molto, 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 molto particolare. Una di quelle cose che la nostra squadra è abituata a superare. L'anno scorso siamo andati decimati a Verona, a Sassuolo, a Bergamo all'ultima giornata. La squadra ha sempre fatto gruppo, ha sempre fatto compattezza, è sempre stata costruttiva e ha superato ogni cosa. Infortuni ce li hanno tutti, il Napoli si è giocato la scorsa stagione sugli infortuni. Ho visto due infortuni muscolari nella stessa partita di Bale e Morata nella Juventus, nessuno dice nulla. Gli infortuni del Milan vengono trattati da tanti maigre. Gli infortuni del Milan sono come i rinnovi dei contratti, non rinnova Insigne, non rinnova Messi, non rinnova Pogba, non rinnova Belotti, non rinnova Brozovic, non rinnova l'universo mondo, ma si parla solo di quelli del Milan. Evidentemente abbiamo dei giornalisti che seguono il Milan che sono molto bravi a creare gialli, a fare processi, a fare in modo che se non si fa come dice loro allora si scatena l'inchiesta che mette sotto la lente d'ingrandimento solo te e lascia fuori tutti gli altri. Siamo una grande squadra e siamo seguiti da grandi giornalisti. Bene. Dico semplicemente che gli infortuni fanno parte del calcio. Se c'era un giocatore che non doveva infortunarsi è Maignan, lo so benissimo. So anche che Tatarusano dopo il 3-3 con la Roma l'anno scorso non ha più subito un solo gol su azione. So bene che Maignan è molto forte, so bene che Tatarusano ha avuto una carriera, un profilo diversi. Ha fatto Milan-Sparta-Praga 3-0, ha fatto Sparta-Praga-Milan 0-1, ha fatto Milan-Torino 0-0 in Coppa Italia e abbiamo vinto i rigori anche grazie alle sue parate. E poi abbiamo perso in Coppa Italia con l'Inter che ha segnato prima su rigore e poi su punizione. Gol su azione non ne ha subiti. Vero che ha fatto un errore Tata a Trieste contro il Panathinaikos in amichevole nel finale di gara nelle amichevoli estive, è arrivato il momento di riscattarlo. Il Milan è stato reattivo prendendo Mirante, perché c'è Plizzari fuori ancora due mesi dopo l'operazione per infiammazione rotulea, e si continua ad avere fiducia nei confronti di Andreas Ljungdahl, che è questo ragazzo del 2002, ormai da 2 anni e mezzo nel settore giovanile del Milan, compirà 20 anni fra pochi mesi, c'è bisogno che cresca, c'è bisogno che faccia esperienza,
in caso del classico raffreddore o di qualsiasi cosa che fosse occorso a Tattarusano, non si poteva gettare la pressione e la responsabilità della stagione addosso alle spalle di Jungdal, e quindi arriva Mirante con la reattività del Milan. Ora, tutto per quanto riguarda Maignan nasce da un colpo in partita. Il colpo in partita non è ancora preparazione sbagliata, non è ancora una situazione dark nella quale essere tutti come Carlo Lucarelli e immaginare il colpevole, l'artefice della scarsa reattività di Maignan al colpo, perché prima o poi ci sarà qualcuno che mi rinfaccerà anche questo. È vero che abbiamo avuto il problema di Messias, che sta vivendo un percorso particolare. Calabria ha avuto un leggero risentimento, leggerissimo risentimento muscolare dopo 8 giorni di nazionale, quindi dentro i ritmi degli allenamenti della nazionale. E Daniel Maldini, anche la scorsa stagione, è stato fermo a lungo, che possa avere qualche problema anche lui dopo tanti giorni di allenamento nella nazionale under 20, può succedere. Però qui, ragazzi, ogni cosa che succede c'è bisogno di una testa. Io questo dico, di una testa che deve rotolare. Non è questo il clima del Milan. Non è questo il clima del Milan. Se Maignan, dopo l'Atalanta, dove ha giocato benissimo alla grande, riteneva di poter gestire il dolore che era bassissimo o assente, a me risulta che fosse senza dolore dopo Bergamo, andare in nazionale, non è colpa di Maignan, perché adesso arriviamo a discutere anche Maignan. Ho visto sui social, questi giocatori fanno quello che vogliono, vuol dire che non ci siamo accorti nemmeno del sacro fuoco, della professionalità, dell'intensità, della caparbietà, della concentrazione di Maignan. Grave, questo è grave. La vicenda di Maignan ci insegna che forse è meglio pensare di più ai nostri. Ci siamo immersi in questa sosta nella vicenda Donnarumma, che è un giocatore del Paris Saint-Germain. Io adesso faccio voto di non parlarne più, perché non mi interessa più. È un tema passato, è un tema trito, ritrito, smozzicato, basta, finito. Non mi interessa più nulla dei giocatori del Paris Saint-Germain. Mi interessa dei nostri. Facciamo bene a pensare ai nostri, ragazzi. Perché a creare negatività magari su altri, di altre squadre, poi la negatività ce la ritroviamo in casa, guarda caso, nello stesso ruolo. Certo, non è colpa dei tifosi che hanno fischiato Donnarumma se Maignan si è infortunato, e purtroppo l'infortunio che pensavamo di poter gestire, vista l'assenza di fratture nelle radiografie e visto l'andirivieni del dolore di Maignan, visto il suo rendimento splendido nelle 5 partite che ha giocato dopo Liverpool, nonostante tutto questo non siamo riusciti purtroppo ad evitare l'operazione. Certo, non è colpa dei tifosi, assolutamente, non sto dicendo questo, però a volte si chiama karma, a volte torna indietro. Evitiamo di occuparci di altri, pensiamo a noi, sto dicendo al plurale, quindi metto nel mazzo e metto in mezzo al fuoco di fila della contestazione anche me. Pensiamo ai nostri, che sono sempre più importanti di tutti, perché sono i nostri. Ciao a tutti, a più tardi.